Dunque, Silvia Claps, quale altro sorriso andiamo a visitare? Dopo la ricerca, ora ci occupiamo di letteratura. Lui è già noto al pubblico come cantante e personaggio televisivo, ma oggi è qui per presentare L'Inquilino, il suo primo romanzo, Alan Magnetti. Ciao Alan, come stai? Ciao Alberto. Bentornato perché sei già Grazie. stato ospite della nostra trasmissione. Certo. Allora, questo non è il primo libro che hai scritto, però è il primo che pubblichi, Esatto, sì. giusto? L'Inquilino, in questo momento con l'IMU che deve essere tolta, meglio, forse è meglio essere inquilino che avere una casa di proprietà, giusto? Sì, anche se però l'essere inquilino del Sì, era romanzo una battuta. riguarda la vita più Era una battuta No. per legarci un po' alla realtà e a quello che sta Ma infatti succedendo. il romanzo è molto legato alla realtà anche per Sì. questo, perché poi si parla anche del contesto economico in cui siamo immersi, volenti o nolenti. È la storia di un uomo che ha paura di vivere, giusto? Ma l'uomo Esattamente. che ha paura di vivere è per forza un uomo che tende al suicidio? No, No. anzi, spesso l'uomo che ha paura rischia di più il suicidio chi vive troppo, Troppo. forse, nel senso che il protagonista che si chiama Delbert Green è un personaggio che evita la contaminazione con tutto ciò che è vivo e quindi si Ecco, rinchiude questo è il nel libro suo, di Alan appunto, Magnetti, come il pesce L'Inquilino. nel calice, lui vive nel suo piccolo mondo fatto di ordine, fatto di precisione, perché ha paura di contaminarsi con tutto ciò che è reale, con tutto ciò che lo spaventa. Senti, io ti ho visto spesso al programma dell'amico comune Piero Chiambretti con queste maschere, sai, la maschera in fondo è il simbolo del teatro, cioè i greci avevano la maschera che sorride e la maschera tragica e la maschera comica, quella che sorride la comica e quella tragica. Poi nasce un'altra versione, quella del grottesco, cioè l'ironia, il tragico dove si può ridere anche. La tua maschera a chi si identifica, a chi si ispira? Con chi si identifica e a chi si ispira? Ma dunque la maschera in quel senso lì era più un fatto di perforare il buio in un certo senso, cioè era qualcosa Non che di no, nascondersi. era qualcosa per arrivare prima in qualche modo. E quindi io utilizzavo la maschera anche negli spettacoli che facevo nella mia passata vita musicale, proprio per creare questa un'icona, un simbolo in cui la gente potesse trovare qualcosa che mi rappresentasse. Senti, leggendo il tuo libro mi rendo conto che uno dei protagonisti è l'arte, uno dei protagonisti. Ecco, Esatto, sì. Perché parlami di questo, perché? Che ruolo assegni tu all'arte? c'è un personaggio quasi secondario, però molto importante, che è una disegnatrice di strada nel mio romanzo e che ha questo particolare talento di poter cogliere l'essenza delle persone. Semplicemente guardando un volto capisce chi è. E lei viene subito catturata dal personaggio principale, da Delbert, perché questo è il personaggio pelato, con la faccia che sembra quasi di gomma Sì, inespressiva. descrivici un po' i personaggi, io l'ho Ma il letto, personaggio per cui principale descrivi ai appunto telespettatori. è Delbert Green, che è un fornaio, quindi lavora sempre di notte, ed è un personaggio dall'apparenza buffo, perché non ha rughe, non ha sopracciglia, non ha capelli, e vive in questo suo alloggio in cui è Non ha inquilino. nulla, insomma. Non ha nulla tranne l'ordine, lui vive per l'ordine, l'ordine è la sua sicurezza maggiore. Non so, i piatti sempre puliti, i vestiti sempre stirati, vive di quotidianità. Le posate messe lì. Esatto, le ciabatte allineate davanti al letto. Questa precisione lo fa sentire al sicuro. Questo è uno dei protagonisti. Poi c'è una coppia di ragazzi che si chiamano Lorraine e Ramon, e anche loro lavorano nella stessa boulangerie, perché è ambientato in Francia il romanzo. E Ramon è collega di Delbert, diciamo il protagonista, quello che ho iniziato prima, ed è però molto solare, è l'opposto di lui. E la ragazza invece lavora come commessa nella panetteria, quindi sono tutti intorno a questa panetteria, questi personaggi. Però questa coppia sono completamente diversi da lui perché vivono la vita, sono l'opposto di lui. Un altro protagonista è il mare visto come metafora della vita. Perché Delbert, il protagonista, lui fa sempre una cosa la sera, lui non ha più le radici, in realtà è di origine americana, ma vive in Francia. E ogni sera si mette sul suo terrazzo e guarda il mare e immagina che oltre il mare ci sia il Wisconsin che da dove deriva la sua famiglia, che però non sa nulla, perché lui è partito che aveva 4 anni. E quindi lui osserva il mare e immagina cosa potrebbe essere, chi potrebbe essere, però non ha la possibilità di saperlo, perché in realtà non fa niente per saperlo. Ad esempio, lui non è mai andato, vive in un posto di mare, ma non è mai stato in riva al mare, lo guarda da lontano, cioè lui guarda la vita da lontano.
La guarda da lontano perché in realtà non è in grado di coglierla completamente. Senti, quanto questo personaggio è maniaco o quanto è schizofrenico? Perché la differenza sta tra schizofrenia e mania nella, essere dissociati, di essere distanti dalla realtà. Quando si perde il senso della realtà si diventa schizofrenici. Questo ha perso già il senso della realtà o nelle sue lucide manie è ancora ben adeso e collegato al contingente? È abbastanza ancorato, però... Quindi non è schizofrenico, no, allora? No, c'è un altro personaggio che perderà poi contatto con la realtà in seguito, ovviamente non bisogna svelare troppo, però... Se no non si comprano più, non leggono esatto, più. Esatto, non comprano più... Cioè, no, perché poi non è questione di comprare, non viaggiano più nel romanzo, perché leggere è come quando scrivi, è un viaggio, quindi... Però c'è c'è un personaggio che verrà colto da un distaccamento veramente grave dalla realtà a un certo punto. Senti, tu non sei sottoscrittore, ma sei anche musicista, un personaggio dello spettacolo. Come ti dividi? Oppure che importanza dai? Io per esempio faccio il dentista, diciamo, al 95%. Il 5% è il mio hobby, è occuparmi di fare questa trasmissione scientifico-culturale dove penso di arricchire le mie conoscenze. Oggi lo sto facendo anche con te per aver visto e letto il tuo bel libro-romanzo, possiamo considerarlo. Sì, romanzo. Tu invece, però la mia identità è di medico, di dentista. La tua identità qual è? Di scrittore, musicista o è una... multifattoriale. Ma, diciamo, Elio, ad esempio, lui mi definisce artista e quindi ha sempre trovato naturale che io spaziassi in tante cose. E in un certo senso è un po' quello che ho sempre fatto. Inizialmente lo facevo, anzi da bambino lo facevo col disegno. Poi ho cominciato a farlo con la musica in maniera teatrale, poi andando anche in TV, anche facendo dei cortometraggi come regista, però adesso sono stato completamente conquistato dalla scrittura, perché trovo che come forma d'arte sia la più libera in assoluto. Ed è diventata una sorta di esigenza fondamentale più delle altre, quindi se parliamo di percentuali potrei definirmi adesso sicuramente 80% scrittore. Sicuramente il tuo romanzo è molto bello, l'ho letto, è molto valido, ecco, però stiamo vivendo in un momento in cui molti vogliono scrivere e rischiamo di avere più scrittori che lettori. È vero, e lì anche si questo. Tratta di quello che tu puoi dare al lettore. Esatto. Infatti io dico, questa è una cosa, lo dico anche all'Angolo delle Fenici, che è il mondo che ho creato su Facebook, che in realtà l'arte deve dare una possibilità alle persone. Io penso che questo romanzo possa dare una possibilità alle persone di vedere la realtà di tutti i giorni, ma anche di vederla su una prospettiva diversa. Cioè, l'equivoco fra il reale e il reale a volte sembra molto labile, perché dipende dal nostro punto di vista verso la vita. Senti, cosa pensi, ampliando un po' il campo, esulando un po' da quelle che sono i discorsi molto pertinenti al tuo libro, faccio un'altra domanda. Cosa pensi invece della possibilità di questa nuova frontiera della lettura attraverso l'informatica, gli ebook? Ma secondo me, voglio dire, se c'è una storia, l'importante è che arrivi alle persone, che le persone possano viaggiare in essa. Quindi va anche bene il discorso informatico. Però la sensazione tattile di certo, la pagina, fascino romantico del libro è una del cosa. Libro si perderà o ci vorranno ancora molti? Secondo me non si perderà mai completamente, perché diciamo che quello che ama la tecnologia si innamorerà sicuramente dell'ebook e prevarrà l'amore verso quello. Però ci sarà sempre colui che ama il libro, che ama annusare l'odore della carta nuova, sentire il rumore delle pagine che si sfogliano. Quindi secondo me non si perderà mai completamente. Probabilmente magari a un certo punto si equiparranno come vie. Senti, ma tu fai anche televisione, si vede in televisione. Cosa pensi della situazione della televisione oggi, soprattutto alla luce di questa crisi economica che sembra non mollare il colpo proprio? Ma sembra che ci sia un forte taglio sulle idee, quello che noto io, quindi si va molto a colpo sicuro, si punta sul talent, il reality. Ma vedi, non c'è un taglio sulle idee, secondo me, perché si faccia per partito preso. Perché le idee, per essere realizzate, hanno bisogno di fondi, di budget. Siccome si tagliano i budget, si dice si tagliano le idee. Non è vero, non si tagliano le idee. Purtroppo non ci sono più i budget per realizzarsi. E quindi quale fenomeni potrebbero essere, quali soluzioni alternative? Per esempio la TV via web? Ma sì, potrebbe essere, anzi secondo me web è già un'altra TV. Se uno pensa a YouTube, tutti questi canali sono no, già... No, l'idea è proprio di un programma di realizzare TV. Un programma come il nostro e mandarlo secondo me rete. Potrebbe benissimo funzionare, anzi bisogna cercare di capire questi nuovi mezzi e utilizzarli.
perché fossilizzarsi solo sulle cose vecchie che poi magari non si possono più realizzare per questi problemi pratici, insomma. Tu sei giovanissimo ancora, ma da qui ai prossimi 10 anni cosa pensi di, come pensi di occupare i prossimi Ma mi vedo scrivere, mi vedo scrivere, mi vedo anche incontrare le persone che già incontro in varie forme, attraverso appunto questo angolo delle fenici di cui parlavo, ma attraverso la mia arte. Quindi mi vedo fare quello che ho sempre fatto e penso nella scrittura, perché ormai è veramente la mia dimensione più ideale. La scrittura dunque, invece la televisione pensi di abbandonarla? Ma anche la televisione, perché la televisione uno può collegare le cose, però la televisione la vedo come un mezzo per far circolare l'arte in un certo senso. E invece la tua vita, quello che sei tu, nel quotidiano? Ma io sono uno che passa tantissimo tempo a scrivere, quindi metti che 6 ore al giorno le passo così. E poi mi piace molto la natura, ho dei miei hobby, delle mie cose, quindi sono una persona che ama divertirsi anche, insomma. Tutto sommato si può quasi dire che sono quasi normale, ecco. E tu come puoi giudicare questo tipo di televisione che facciamo noi, passiamo dall'argomento scientifico molto tecnico alla letteratura nel tuo campo, poi alla musica? Ma io lo trovo interessante perché... Non è uno zibaldone, non voglio no, che... No, io lo trovo neanche devo ripindarici, Io lo trovo interessante perché l'esperto di medicina può scoprire qualcosa di più nell'arte e viceversa anche, no? Uno come me che magari sa più di arte può scoprire qualcosa di medicina di cui sa di meno. Esatto, c'è una sinergia. Oltre che magari posso trovare qualche documentazione per eventuali future storie. Adesso il nostro tempo è finito e dobbiamo dare la linea alla pubblicità, però siamo stati ben lieti di essere stati in tua compagnia e soprattutto leggete L'inquilino di Alan Magnetti. Vi aspetto dentro il mio romanzo. Ringraziamo e salutiamo Alan Magnetti. Ora qualche minuto di pubblicità, ma torniamo subito ad un'altra televisione.